E ora apriamo una pagina, possiamo dire sì, di storia. Chi non conosce in Veneto il ristorante Busatto di Quinto di Treviso, specialità della casa è il pesce e sta per compiere i 100 anni, come ci racconta il servizio. Un secolo di storia, un secolo di servizio, un secolo di ottima cucina. Brinda l'importante traguardo il ristorante Busatto di Quinto di Treviso, che oggi ha sede nella splendida location di Villa Brilli, ma che era inizialmente nato come una frasca per il ristoro dei contadini. Siamo iniziati con la frasca, che mio papà mi ricordava sempre quando andava al mercato, e passava da qua tutti i contadini, si fermava a mangiare i piatti del momento, l'anguilla, la trippa, i piatti caratteristici che gli era quel periodo là, e beva sicuramente, perché avevamo un bel rapporto col vin tuttora, che mio papà scherzando lì dentro mi aveva messo un nome Enus come il vin, tanto sta nell'ambito del ristorante, della trattoria. E dopo ogni anno sta un'avventura, e siamo stati nell'80 mia signora, mia Maria, e che continuiamo ancora con i fiori adesso, che è sempre tuttora qua cognati chi lavora. Una vita dedicata all'accoglienza dei clienti, quella di Enos, che ha preso in eredità il ristorante dal padre e che oggi lo gestisce con il supporto dei figli Luca e Silvia. Un menù partito da ricette semplici e dalle materie prime del territorio, come il pesce d'acqua dolce del Sile, ma un menù che ancora oggi mantiene anche i tradizionali piatti a base di carne e alcune proposte vegetariane, perché da un secolo l'obiettivo della famiglia Busatto è quella di soddisfare il cliente. Mia mamma, qua scusa del Sile, con l'anguilla, i piatti dopo anche nostri, che avevamo il pesce povero, che gli era le famose moeche che chiamava povere, angue, pesce normale, insomma, dei nostri qua del mar nostro, e dopo avevamo i classici piatti di carne. Quando chi vedo andare via, esce con un bel sorriso e ti ringrazio, poi mi sei la fine del mondo, perché vuol dire che siamo accontentati su tutti i punti di vista, sia sull'accoglienza e anche sul mangiare. Il sorriso e la soddisfazione dei clienti, è questa la moneta preferita da Enos e dalla moglie Maria, che ha cominciato a girare tra i tavoli giovanissima, ma che oggi ammira con orgoglio gli sforzi di una vita dedicata all'accoglienza. Sono arrivata a 14 anni come cameriera. Nel frattempo ho conosciuto mio marito, forse goma tanto il mio lavoro, perché ancora adesso faccio, prima di tutto metto davanti il lavoro, perché per me la soddisfazione più bella è accontentare il cliente, di accoglierlo con un sorriso e che esca con un sorriso.